Guyana francese, sono le 3.45 in Italia di sabato 20 ottobre 2018, quando a bordo del vettore Ariane 5 prende il via la missione Bepi Colombo con l'obiettivo l'esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio, il pianeta degli estremi, il più inesplorato dei pianeti rocciosi che conserva ancora tanti misteri e domande a cui rispondere per comprendere non solo come si è evoluto il nostro sistema solare, ma anche le sue dinamiche. L'esplorazione di Mercurio è una storia che viene da lontano, parte dal 1974 passando per Mariner e Messenger, arrivando ai giorni nostri a Bepi Colombo. Ce ne parla Enrico Flamini, Chief Scientist dell'Agenzia Spaziale Italiana. La prima idea di una missione europea a Mercurio risale al 74-75. E più o meno sì, ancora prima che l'ESA diventasse, esistesse, capisci? Diciamo del 75, quindi un po' più. E sì, quindi è una storia che viene da lontano. Poi c'è stato un lungo periodo in mezzo, poi si è arrivati finalmente all'approvazione della missione, questa Bepi Colombo, così come è costituita, con un satellite, una parte europea, un altro satellite giapponese, che viaggiano insieme attaccati, spinti da un modulo a propulsione elettrica europeo. E abbiamo avuto un bel po' di problemi anche in mezzo, perché è una missione complessa e verso un pianeta molto difficile dal punto di vista dell'ambiente estremo che è Mercurio. E però a bordo ci sono tutta una serie di strumenti molto 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 capaci. Sarà sicuramente la missione, anche a parte il Mariner del buon tempo andato, ma anche rispetto a Messenger, una missione decisamente con strumentazione più completa e molto molto performante. Il pianeta sarà raggiunto nel 2025, dopo un viaggio di 7 anni, dalle due sonde che compongono Bepi Colombo e che orbiteranno intorno al corpo celeste, raccogliendo dati fondamentali per svelare i segreti di questo interessante pianeta. No, non è tanto la distanza in assoluto, perché Mercurio, diciamo, è in fondo più vicino di Marte. Certo. Però è dall'altra parte. Ora, sembra facile andare verso il Sole, ma non è facile per niente. E quindi sì, il viaggio è molto lungo ed è un viaggio che richiede ovviamente un passaggio vicino a Venere e soprattutto ha necessità di avere una propulsione che, come dire, sia spesso messa in funzione. Ed è per questo che la propulsione di Bepi Colombo è una propulsione elettrica alimentata a celle solari. L'altra difficoltà è che Mercurio è vicinissimo al Sole e quindi ha temperature molto elevate, una radiazione solare fortissima, quindi anche problemi di resistenza alla radiazione, problemi di non riscaldare troppo il satellite mentre gira intorno a Mercurio stesso, quindi isolamento termico, eccetera. Inoltre, tanto per complicare la vita, Mercurio è anche piuttosto scuro come superficie. È una superficie che è molto invecchiata per ragioni di vento solare e con grossa abbondanza di basalto. E quindi questo fa anche sì che per osservare bene bisogna avere delle ottiche abbastanza grosse. Alcuni di questi obiettivi saranno raggiunti proprio grazie ai 4 esperimenti realizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana, grazie al contributo della comunità scientifica italiana, tra cui ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e un gruppo dell'Università La Sapienza di Roma, tutti coordinati dal capo ufficio missioni scientifiche dell'ASI, Raffaele Mugnuolo. Responsabile ASI per il team scientifico di Symbiosis, Isa e Phoebus, è Marilena Amoroso. Per Serena e More, il responsabile invece Angelo Olivieri. Abbiamo su 11 strumenti che sono a bordo di Bepi Colombo, ce ne sono 4 italiani, a guida italiana, realizzati in Italia, ovviamente in partnership con altre collaborazioni, come succede sempre nelle missioni spaziali, quelle di punta estrema, in cui c'è bisogno di prendere un po' il meglio del tutto. Però gli strumenti sono stati proposti per l'Italia, pensati in Italia e poi con le collaborazioni. Mi riferisco a, per esempio, ai 4 strumenti che sono a bordo, cominciando da More,
che è uno strumento di radioscienza, in cui la parte strumento che sta a bordo dei Belli Colombo è realizzata in Italia, ma la parte che riceverà il segnale è anche americana, perché servono le antenne del Deep Space Network, e in particolare una speciale. Poi Symbiosis, che è lo strumento che ho guidato, che in effetti è una suite di tre strumenti diversi, perché incorpora in un'unica macchina una camera ad alta risoluzione spaziale, una camera stereo, sempre ottica, e uno spettrometro a immagine, tutti coallineati, che osserveranno quindi in contemporanea, con la stessa angolazione, dello stesso punto di vista, il pianeta, e quindi daranno una capacità di fare immagini e di capire la natura della superficie, la natura mineralogica della superficie, praticamente unica. Poi c'è lo strumento Serena, che invece servirà soprattutto a misurare le particelle, sia neutre che ionizzate, che sono ricevute da Mercurio, quelle emesse dal Sole, ma anche che Mercurio, bombardato da queste particelle, riemette verso lo spazio, perché poi, vuol dire, funzionano un po' come palline da ping pong: se arriva una molto energetica, poi rimbalza o fa rimbalzare altre che invece stanno legate alla superficie. E infine abbiamo un accelerometro molto molto sensibile, che sarà in grado di determinare le accelerazioni che Pepi Colombo Orbiter europeo subirà dalla variazione del campo gravitazionale di Mercurio, e insieme a More, lavorando insieme, saranno in grado di determinare la natura dell'interno del pianeta, no? E alcuni aspetti di relatività generale che Mercurio, proprio perché si muove così vicino al Sole, subisce in qualche maniera.